Il ponte Raiale per la popolosa frazione di Paganica è un buco nero oggi, chiuso d'agosto agosto 2018, demolito ad ottobre 2021, è una voragine nonostante la conclusione dei lavori doveva esserci lo scorso 9 gennaio. Essenziale per una più snella viabilità è evidente che non ci sono ancora neanche le fondamenta e il recupero e la restituzione dell'opera sono ben lontani dai 90 giorni stabiliti. La denuncia arriva dal circolo del PD di Paganica e frazione dal segretario Deborah Palmerini, non è l'unico cantiere sospeso in zona est. La restituzione del ponte, lungo davvero 10 passi dalla statale di a via Cesare Battisti era stata data per imminente, invece è passato un anno dalla determina per l'affidamento dei lavori di ripristino e della conseguente gara. Le frazioni chiedono maggior attenzione ed è un dibattito che molto spesso si riaccende perché i problemi sono tanti. Paganica del resto è una frazione molto importante e anche frequentata perché oltre ai residenti e a chi ci lavora, ospita il santuario della Madonna d'Appari, meta di molti turisti. Noi sappiamo che l'iter è stato espletato, l'iter burocratico è pronto, c'è lo stanziamento dei 400 mila euro, c'è il progetto esecutivo. L'anno scorso è stata, eh, sono stati affidati i lavori, finalmente a metà ottobre 2021 è stato demolito. Eh, sono stati annunciati, e lo desumiamo anche dagli atti, è scritto anche in tabella, 90 giorni di tempo eh, per l'esecuzione dei lavori e il ripristino dei lavori. Dell'opera. In questi 90 giorni, però, i lavori non sono andati avanti. Il cantiere, dopo la demolizione, è stato chiuso. È stata realizzata unicamente una leggera palizzata a protezione dei terrapieni sotto la strada statale 17 bis e sotto via Cesare Battisti. Quindi, noi diciamo vogliamo sapere per quale motivo i lavori non sono stati ancora eseguiti e inoltre, siamo ulteriormente preoccupati per la sicurezza di questo luogo. Facciamo inoltre notare che eh, il ponticello del Raiale è l'accesso al percorso naturalistico che porta al Santuario della Madonna da Pari, uno dei santuari più belli d'Abruzzo, e quindi è anche un percorso turistico che da tre anni e mezzo eh, ha l'accesso all'interno praticamente di un cantiere. Quindi noi chiediamo una rapida esecuzione di questi lavori e se ciò non è possibile, che ci spieghino per quale motivo questi lavori non possono essere eseguiti.